Allora, ragazzuoli belli, benvenuti. Io sono Sly Capobranco e benvenuti nell'epicota. Minchia, te l'ho detto, benvenuti. Comunque, siamo nell'episodio 9 su Rise of the Tomb Raider. Eravamo arrivati qua praticamente dove non so Sono dei cosa. danni strutturali. La battaglia ovviamente si è fatta sentire. E questo l'abbiamo Un'ampia capito. parte della città è ancora in piedi. Oh, non me ne frega un cazzo. Allora, quindi dobbiamo andare verso questa direzione. Abbiamo scoperto negli episodi precedenti che il nostro Jacob è il profeta. Attenzione, filmatino tattico. Perché li toglie? Ehi, la. Oh, frecce perforate. Oh, minchia, se godo. Ok. Sempre le devo creare o ormai uso le perforanti? Oddio. Quando sono caricate al massimo le frecce. Ah, ok. Ma non servono un cazzo, mi scusi, buon uomo. Ehi, levati le coglio. Ehi. Attenzione, mica lei è disciolto della vita. Mica se l'ho mancato. Oh, ma non muoiono. Ora sì che muoiono. Attenzione, oddio, ma come l'ho preso in volo così, senza un minimo di rispetto. Ehi. No, mi scusi. Aia, perdono, perdono, possiamo trovare un accordo. Guarda, io ho un pompa e dicono che se vi sparo male morite subito. Ecco, vedi, avevano ragione le voci. Voci di corridoio. Ancora? Vabbè, allora rompi il cazzo. Come cazzo stai andando tu, okay, Caperlord? Ehi, minchia, ho finito i colpi. Oddio, cosa cazzo ho fatto? Attenzione, schivata tattica, schivata tattica. Non so cosa finché ho fatto, vattene, Lara, vattene che sei nella merda. Vai via, buon uomo. Ok, non ci sto capendo un cazzo, è tipo un'imboscata della merda. Minchia, come parte questo episodio? Un minimo di calma, aspetta che da un po' che non ci gioco. Porca puttana, sono scarico. Prendi sto coso. Là. Bravo, fermati un attimo così. Oddio. Perdona la mia mira di merda. Vabbè, ma allora sono negato. Ehi, hai rotto il cazzo. Vai a fare il culo. Ok, in teoria abbiamo finito. Mamma mia, lottiamo il più possibile sti stronzi. Allora, trovo un modo per distruggere il cancello. Vabbè, Sofia, dai, non fare tutta la romantica. Tanto non te la do, mi piace Jacob. Allora, di qua possiamo scendere. Oddio, mamma mia, pensavo che mi ero buttato male. Questo possiamo tirarlo. Ah, perfetto, abbiamo rotto la parte quella che c'era all'inizio del video. Da qua scendiamo, ci agganciamo malissimo. Attenzione, Lara, non cadere, non farmi questi scherzetti. Siamo qua in cima, vediamo se si può salire qua. Ok. Dobbiamo far funzionare questo qua. Ma qua non c'eravamo già stati, o sbaglio? Ah, devo di nuovo rompere il cancello, attenzione. E ora dov'era il cancello? Lo vediamo da qui. Pensate se. Eccolo, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Eccolo lì. E noi abbiamo fatto tutta sta strada per rompere sto cancello. Aspetta. Ma guarda, è C'è un bloccato. secondo. Quindi in questo modo, mentre siamo agganciati e noi ci rispostiamo di prepotenza, dovremmo riuscire. Esattamente, Ha funzionato. Ora devo abbattere la porta. mamma mia. Stile di fuoco greco. L'ho rotta tutta? Pensa di no. Oddio. No, porca puttana lui. Ma allora rompete i coglioni. È ancora un colpo, non posso più farlo. Prende fuoco qua. Allora che cazzo faccio? Devo andare nell'altra catapulta, presumo. E va bene, non ci sono problemi, lo facciamo senz'altro. Andiamo di qua. Dobbiamo
Proviamo malapentissimo. Aspetta, aspetta, qua devo tirarmi un pochino questa cosa verso di me. Mi è sempre affascinato un pochino l'ambientazione così, quando metti un bel paesaggio con un po' di storia. E io mi ci metto precisamente sotto e spingo questa cosa in basso. Vabbè. Allora, sti cazzi, io già pensavo ai migliori traumi della storia. Ecco qua. Qua posso prendere la corda, sto coso che cos'è? Ah, posso legarlo. Questo Ok. dovrebbe tenerlo in equilibrio. Perfetto. Quindi se io adesso scendo e mi ritiro la corda. Non è in equilibrio. Ok, ho chiuso il secchio. Adesso dovrei riempirlo d'acqua, presumo. Si svuota così. Devo farlo da qui e fare abbastanza veloce a saltare, allora. Ora. Ok. Un po' più in alto. Sì, funziona. Vai a fare il culo, Lara, un po' più alto. Sulla catapulta, in teoria, possiamo mirare il cancello. Cosa c'è? Mica mai una sfiga, Lara, credi. Non c'è mai una cosa semplice. A 3 ore che siamo qui non è venuto nessuno. Cosa se le uccido? Con la catapulta stessa non posso. Sì che posso, allora sti cazzi. Ah, state lì, figli di puttana. Attenzione, mira della vita. Mica, mi sa che l'ho mancato male il cancello, eh. Io la butto lì. Ok, l'ho preso, l'ho preso. Ok, attraversa il ponte. Dai, dai, che posso. Ma prima fammi eliminare sti coglioni. State lì, non preoccupate. Attenzione. Ce l'abbiamo fatta. Da qui possiamo appenderci qua. Rotto il cazzo. Dove posso? Ma lì c'è un'altra statua, tra l'altro, da distruggere. Vabbè, anzi, sei uno scassarinchianato. Mamma mia, un incubo. Ok, proseguiamo. Cosa cazzo sta succedendo? Vabbè. Cade il mondo. Aiuto. Cado anch'io. E qui. Oddio. Velo! No! Oddio, qua che culo. No, no, no. Ragazzi, l'ho fatta giusto in tempo. Cadi dal cazzo. Pure tu, cadi dai coglioni. Oddio. Noi possiamo veramente. Oddio! Levarceli dal cazzo. Tipo loro. Quell'altro, se magari facciamo esplodere il barile. Ecco, lo facciamo fuori. Starcere del cazzo invece. Aspetta, aspetta, vieni qua sotto.
Vai a fare il culo tu, che ho preso pure l'altro godo. Eccolo. Qua ce la siamo giocati decisamente meglio. Ah, lì c'è pure il coso sopra. Vai a fare il culo tu, cioè. Mamma mia, se l'ho freddato questo. Il barile, occhio, coglione. Fortunatamente si piazzano proprio nei punti dove puoi ucciderli. Oddio, ma hanno già rotto il ghiaccio. Ma è vero? Non me ne ero accorto. Lara, vuoi correre cortesemente? Abbiamo qualche freccia che non so quante ne ho spardate. Ma posso usare le frecce anche lì? Oh. Aspetta, il problema è come cazzo ci va. Oh no, no, la fre. In teoria, ok. Dovremmo poter passare da qui. Da alta cortesemente. Oddio. È una trinità come mi sta sul piazzo. Ok. Oddio. Ma quanto parkour tattico. Mamma mia, se stavo esplodendo. Salvami! Mamma mia, che azioni. E da qui da dove? Da dove? Da dove? Illuminami la via. Fuoco da campo, fatemi potenziare il mondo un attimo. Ok, ci siamo potenziati un bel po' di cose, ho ricambiato il pompa e ho aumentato la velocità di ricarica al fucile a colpo singolo, che era l'unico difetto che aveva, era fatto proprio che era troppo lento. In questo modo dovremmo avere meno problemi, mi auguro. No, 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 un cazzo, vai, vai via. Sali, sali, porco. Ah no, devo andare a sinistra, perdonami, piccolina. Piccola Lara di sto gran cazzo, vai. Ma tu guarda come si arrampicano. In teoria è impossibile arrampicarsi così. Poi guardate dove sono io, raga. Tutto ghiaccio. Cioè, Dio mio, ma quanta aderenza ha sta là. La visuale fa capire tutto il panico che, ecco, che sta accadendo. È veloce, no? Ah, ok, dobbiamo farlo io. Oh, cazzo. Sta accadendo tutto. Guarda come stanno rompendo tutto qua. Oddio. Artemio. Guarda come cadono, non riescono ad avere la stessa mia aderenza. Nonostante sono immortali. Oddio, guarda come si stanno inculando. Loro hanno migliaia di anni, non sono immortali, vivono qui da secoli e non sanno ancora arrampicarsi bene. Lara, corte. Cazzo fai? Mamma mia, il rampino! Mamma mia, se mi ha salvato, raga! Oh cazzo! No, no, Lara, Lara, Lara! Caputtana! Io sta scalata me la metto per lungo giusto per vedere i traumi che uno sta vivendo. Non mi dire che mi rompi i coglioni, ti giuro. Vabbè. Salto della vita. Veloce. Lo sapevo. Dagli un calcio sui coglioni, Lara, ti prego. Dagli un calcio sui coglioni. No. Vabbè, va bene comunque. Oh cazzo. Oddio mio, mamma mia, traumatizzante.
Ah, bottana, fa pure rima. Trinità contro immortale. Attenzione! Guarda come ci stanno difendendo. Allora, fammi provare, vediamo se è più veloce a ricaricare. Ah! Dio! Oh cazzo! Cazzo, se questo qui rompe il cazzo, questo qui che tira le granate, raga, è allucinante. Le prendiamo tutto. Grazie, grazie Sofia! Ci aiutano, ho il supporto aereo. Punto di non ritorno. Da questo punto in poi non ci sono accampamenti. Hai superato. A me la fase finale. Vai, raga. Allora, questo qui è l'episodio finale. E cazzo fa, come non ci sono accampamenti? Ne ho appena trovato uno. Ho fottuto il sistema. Hai rotto il cazzo. Oh cazzo. E io cosa devo fare? È difficile. Devi colpire la palla di fuoco in aria. Vabbè, ma è un po' un casino. Scusa, Lara. Ok. Oddio. Ce l'ho fatta. Diamo tutto. Vabbè. Cazzo. Hai rotto il cazzo. Sono riparato, veloci. Ok. Ok, l'abbiamo respinta un'altra volta. Prendiamo tutto. Ok, ora sono per forza a terra. E da qua come faccio a prendere la palla di fuoco? Cazzo. Vado a fare in culo. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Minchia, c'è pieno di immortali qua. Elicottero T-059. E ora? Devo controllare. Vediamo se è vivo il bastardo. Non posso ancora. Oh cazzo. Ma sei immortale? E beh, in effetti si chiamano immortali per un motivo. Oddio, guarda. Come cazzo mi ha mancato? Non lo so.
Oh, cazzo, eh. Questa è la fase finale. Il nostro Pierpaolo Locusto. Oh, cazzo. No, 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 no. Devo prenderlo furtivamente, raga. Ma me la succhi! Ma che bastardo! Ok, facciamo un'altra granata, non lo vediamo per adesso, è tutto un po' la visuale un po' sfocata. Ora! No! No, ho sbagliato l'ultima mossa, dai! Adesso Pierpaolo di sta minchia. Dammi il mio arco, rompere i coglioni intanto. Ci stai ancora pensando a come sei morto? Vai a fare il culo. Vai a fare il culo. Ok, abbiamo le armi. Adesso Mancana entra nella sala delle anime. Questo episodio magari verrà un po' più lungo, raga, ma è la parte finale. Questo è quel che porta la Trinità, la morte, ed è quello che porterà sempre. Arrenditi. Ho rinunciato a tutto per questo. Non ho alcuna intenzione di darla alla Trinità. E tuo padre, allora, lo stai condannando a essere deriso dalla storia. Come puoi rinunciare adesso? Ora che sei così vicina. Sono disposta a fare quel sacrificio. Non posso lasciartela prendere. Pensa alle persone che soffrono e muoiono. Noi possiamo salvarle. Possiamo cambiare il mondo insieme. Il prezzo è troppo alto, Anna. Non siamo fatti per vivere per sempre. La morte fa parte della vita. Ah, fai presto a dirlo. Non sei tu quella che sta morendo. Ma non si tratta di te. Si tratta dell'intera umanità, di proteggere cosa vuol dire essere umani. Arrivano! Siamo circondati! Jacob! La sorgente non è fatta per il mondo! È la tua occasione, Lara. Tutto quello che ho fatto, tutto quello che hai fatto tu. Non deve morire un altro Croft per questo. Ma sono pronta a farlo. Attenzione, mamma mia che scena, raga, ho i brividi, gli immortali da un lato. Questo cazzo ci spara, funghi di minchia? Ti prego, sto morendo. È la mia unica speranza. Anna, no! No. Oddio, e quindi? L'ha usata?
Distruggendo la sorgente divina. Ah. Quindi muore anche Jacob, però. Wow, fantastico, raga. Penso spesso a come mio padre si rivolterebbe nella tomba se sapesse come ho infangato il nostro nome. Croft, che significa un nome? Spero solo che un giorno riuscirai a fare qualcosa di importante. Ricorda che non sono le persone a essere straordinarie, ma le loro opere. Distruggere la sorgente era la scelta giusta. Sento comunque di averlo deluso. Lui avrebbe fatto la stessa cosa. Forza. Devi prendere un aereo. Il nostro Alfredo. Comunque in salute. L'importante è quello. Ho ascoltato il suo ultimo nastro mille volte. Ma è come se sentissi le parole di mio padre solo ora. Per la prima volta. Non importa quali scelte avrebbe fatto. Io devo fare le mie. Il mito di Kitesh era vero. Ci sono segreti là fuori che possono cambiare il mondo. E io devo scoprirli. Non per mio padre, né per altri. Ma perché posso fare qualcosa di importante. Spero solo che sia anche la cosa giusta. Si conclude qui Rise of the Tomb Raider. Bello, un bel gioco, un bel gioco, è stato bello giocarlo. E niente, ragazzuoli, io vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo gioco che faremo, che sarà Days Gone, quindi vi aspetto lì. Un salutone da Sky Capobianco. Ciao ragazzuoli. Aspetta, 2 settimane, che cazzo è successo? Un attimo, che qua accadono filmati della vita. Anna, hai detto che non deve morire un altro Croft per questo. Che cosa intendevi dire? Sei stata tu a uccidere mio padre, vero? No. La Trinità ordinò la sua esecuzione. Ma non ce l'ho fatta. Stai mentendo? No! Oddio! Fatto, signore. Bene. E per la Croft? No. Non ancora. Ma era mio padre. No, vabbè, dobbiamo rigiocare. No, no, devo prendere Shadow, l'ultimo devo prendere, ormai devo farlo. Ragazzuoli, rifinisce qui l'episodio, grazie per la visione, per via, alla prossima, ciao!